Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di Siri su Mac. L'assistente vocale digitale da tempo presente in iPhone è stato introdotto con macOS Sierra anche dei computer di Apple. Un assistente digitale che in effetti per alcune persone è comodo, ma che per altre proprio non serve a niente, ma che comunque essendo in background occupa memoria, occupa potenza di calcolo. Insomma, se non utilizzate Siri, il mio consiglio è quello di disabilitarlo. In questo video vi farò vedere proprio questo, una semplice videoguida su come disattivare Siri nei computer Mac, soprattutto quelli più vecchi, che sono stati aggiornati a macOS Sierra. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. La procedura per disattivare Siri su Mac è estremamente semplice. Tutto quello che dovrete fare sarà avviare le preferenze di sistema, scegliere proprio la voce Siri posta nella quarta riga della finestra delle preferenze, e si aprirà proprio la sezione relativa all'assistente vocale. In questa sezione potrete per esempio cambiare la lingua dell'assistente vocale, potrete scegliere di utilizzare Siri con una voce maschile o con una voce femminile, attivare o disattivare il feedback vocale, scegliere il microfono tramite il quale dare i comandi a Siri e scegliere anche l'abbreviazione da tastiera con la quale avviare l'assistente vocale senza dover cliccare sull'icona, icona che può essere attivata o disabilitata scegliendo proprio la voce mostra Siri nella barra del menu. Ma per abilitare o disabilitare Siri ovviamente bisognerà attivare o disattivare proprio la voce abilita Siri posta sulla sinistra. Per disattivarlo non bisognerà far altro che eliminare la spunta. Seguendo questa procedura avrete quindi disabilitato Siri, l'avrete fatto in una modalità veramente molto intuitiva, e l'assistente vocale non occuperà più memoria e potenza di calcolo nel vostro computer. Per riattivarlo ovviamente dovrete fare la procedura inversa e l'assistente vocale di Apple sarà di nuovo attivo e pronto a darvi una mano con il vostro computer. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.